Qua nella mia tenuta da circo, da spettacolo musicale. Questa sera avremo una serata molto particolare di puntualizzazione. Intanto, mi viene richiesto non solo cos'è questa cosa, perché l'adopero. Questa cosa per chi segue il mondo egizio. Si chiama Ankh. Questo è nelle misure classiche e chi segue il mondo egizio vede che ce l'hanno le divinità. Sono due gli strumenti delle divinità: uno è l'ankh e l'altro, qui ce l'ho nel formato più piccolo, si chiama was. Eh? Qui ce l'ho anche nel formato originale. Perché le divinità o i faraoni che giocavano a fare le divinità avevano in mano questi strumenti, non certo per bellezza. È strano che siano stati messi in pista molti strumenti, ma non ci sono studi professionali, scientifici su questi due strumenti che indubbiamente sono efficaci perché se le divinità li utilizzavano ci sarà stato un motivo ben preciso c'è soltanto un libro che ne parla di un amico teosofo giovanni grasso eh? ha il potere del simbolo si chiama il potere del simbolo ed è la libreria editrice psiche penso che sia ancora in pista qui c'è tutto quello che si può dire tutto quello che si può dire e anche come sono utilizzati l'ANC e l'uas poi è chiaro che di simboli ce ne sono quanto uno vuole per esempio c'è anche questo questo è molto interessante Parlando di formologia, eh, qualcuno riconoscerà questo strumento particolare che poi si può avere in modi diversi. Per esempio, in questo modo, a modi collana, dove ci sono sette livelli. Sono partiti da quattro livelli della grande piramide, oggi siamo a sette. Questo porta inevitabilmente... Alla radiestesia. Sto dicendo queste cose per darmi un minimo di credibilità, perché attaccherò duramente chi sta utilizzando le immagini dei maestri trasformandoli in personaggi da circo. In particolare ci sono due gentili signore che stanno utilizzando l'immagine di questi maestri truccandoli da circo facendo anche discreti ascolti ma anche vanna marchi faceva grandi ascolti allora io ho esplorato un pochettino il mondo dell'al qua e dell'aldilà, sempre ad occhi aperti quindi radiestesia avevo messo a punto anche quando utilizzavo la radiestesia un Pendolino particolare per scoprire il sesso dei futuri bambini. Ed è questo qua, fatto a forma di ciuccio. E siccome quello che funziona non è che gira il pendolino, ma gli arrivano dei microimpulsi, indovinavo anche e sdrammatizzavo. Così come ho sdrammatizzato il fatto che da circa 30 anni sono Master Reiki andiamo a vedere cos'è questa energia dell'universo ma non ho mai fatto corsi di Reiki perché si rischia di trarre in inganno il consumatore anche se ho creato la più grande organizzazione mondiale di Master si chiamava Reiki Italia e sono stato il primo come editore e con nome d'arte Mr. Manual a pubblicare il mio Reiki. E anche tuo. Per la prima volta al mondo, con grande scandalo di molti cosiddetti master di Reiki, per la prima volta al mondo ho pubblicato i simboli segreti fino a quelli del maestro del Reiki. Segreti fino a quando non si paga. Io sono diventato master senza pagare perché degli amici mi hanno chiesto di fare questo tipo di sperimentazione. Che molti anni fa, soprattutto, andavano per la maggiore. Chi, chi non ha fatto almeno un primo livello di Reiki, poi è arrivato anche il Karun Reiki. Dove mi avevano chiesto se ero interessato a portarlo avanti, ma l'ho definito ai tempi un'americanata perché, se attraverso il reiki, l'imposizione delle mani, tu entri in contatto con l'energia dell'universo, pensando a quello che vuoi, non sei legato a un mantra, abito bianco, candele. Io metto le mani, faccio il trattamento e l'energia universale fluisce. Cosa c'entrano? Un'infinità rituali, ritualini, interventi di angeli, tutto il meccanismo del karuna reiki. Ma gli americani fanno così: più complicazioni, più dollari, e lì non ci sono creduto. Ma da oltre 50 anni. Sono caduto nelle trame di una donna, di una nobildonna russa, oggi sarebbe Ucraina, con cui ho passato più tempo che non con mia moglie. Siamo lì, ce la giochiamo. Questa signora che è nata nel 1831 ed è mancata nel 1881, si chiama Elena Petrovna Blavatsky Allora, Madame Blavatsky che era di nobili origini è stata presentata così come una signora, un'avventuriera intanto suonava il pianoforte talmente bene che si è mantenuta quando è venuta poi in Occidente suonando il pianoforte facendo dei concerti ma All'età di 17 anni è scappata da casa perché si era sposato con un nobile più vecchio di lei, il signor Blavatsky. Lei è scappata. Del marito ha mantenuto il nome, quindi il, suo nome, il nome della sua famiglia era Ann, di origine tedesca, ma lei ha mantenuto il nome Blavatsky. Si vede, le piaceva di più. Questa gentile signora è stata quella che, per prima, a partire dal 1875, ha fondato la società teosofica a New York con il colonnello Olcott, un grande organizzatore, e altre poche persone, avendo come obiettivo quello di far sapere all'umanità, che siamo fratelli. La parola base è fraternità. Poi ci sono altre regole, studiare religioni comparate, i fenomeni più o meno occulti. Quando sono entrato in contatto con questa Elena, leggendo un libro illegibile, Iside Svelata, e successivamente La Dottrina Segreta, che in Italia sono otto volumi, ho capito che quei libri non erano scritti per fare un successo editoriale. Anche perché lei diceva, attraverso di me agiscono i miei maestri. Ed ecco qui che per la prima volta compaiono nomi di maestri. Chi erano questi maestri? Io ho dato a Enrico Ballantini delle foto originali che io possiedo da molti anni. Ecco, questo è il maestro Kutumi, poi se puoi andare avanti il maestro Moria, il maestro Diwal Kul, meglio noto come il tibetano. E Dulcis in fondo, ne è ancora uno che ti piace tanto. Ah, non mi hai messo il maestro Gesù, è quello che ti piace di più. L'immagine che a quei tempi si riteneva fosse il maestro Gesù. Il maestro Moria... Eh, era una persona viva. Questi sono quadri eseguiti davanti a Madame Blavatsky, quindi avvalorati, perché tutti volevano a quei tempi vedere com'erano. A quel tempo il maestro Moria, che in realtà si chiamava, era Marajah Rambir Singh, era il Marajah del Kashmir. Il maestro Kutumi, che è stato l'altro presentato, che io ho sparso in qualche altro libro come foto, era il suo primo ministro e si chiamava Diwan Kirpa Ram. Hanno avuto una vita, erano uomini. La caratteristica interessante è che questi maestri erano uomini. Non stiamo ancora parlando di extra uomini, extraterrestri, super uomini. Uomini che attraverso certe si chiamano iniziazioni, hanno portato agli estremi le possibilità dell'uomo, che sono infinite, perché tutto è uno, ci dice la fisica quantistica. Ma quando io nel secolo scorso mi sono laureato in fisica, nei miei libroni di fisica, più di 1500 pagine, non c'era scritto che tutto è uno. Non si parlava di fisica quantistica, ma io allora ho capito una cosa. Così come Newton, oh, ah, ah, se no glielo, glielo dicevo che lo aveva evitato, questa è un'immagine di come viene rappresentato in ambiente teosofico, stiamo parlando però dal 1880 o giù di lì, il maestro Gesù che non è il Cristo, perché Cristo è un attributo. Gesù Cristo non è un nome, un cognome, Roberto Romiti, ma è uno stato di coscienza. Come Buddha è uno stato di coscienza, si parla di Gotama come l'ultimo Buddha 500 anni prima, prima di Cristo, prima di Gesù. Bene, dicevo, Newton ha avuto una mela in testa. Io molto più umilmente sono partito da, non si vede quasi, ma da un seme di mela. E cosa ho capito? Stando sempre nel piano materiale, non esoterico, che se pianto questo seme di mela succede una cosa stranissima. Non nasce un altro seme di mela, ma foglie, tronco, radici, una pianta enorme, un sacco di mele che poi cadono, creano altre piante, eh, vengono prese e portate all'estero, le troviamo nei supermercati, altri semi, cose eccetera, eccetera. La mia domanda è stata la milionesima pianta di melo è ancora il primo seme o no quante rincarna meli <ride> ci possiamo mettere dentro a questo esempio terra terra quindi se tutti siamo uno, come ci sta dicendo la fisica quantistica, chi si mette contro la fisica quantistica, tutto è uno, quindi non c'è tempo, non c'è spazio, non c'è energia, ma a un certo punto diventa due, entriamo in un mondo duale. Se tutto è uno, mi sembra che Corrado Malanga l'ha detto proprio un paio di giorni fa o ieri sera proprio su focus che siamo in fondo tutti fratelli. Quando io insulto un altro, insulto me stesso. Quindi questa sera ne approfitto per mettere in guardia altri me stesso. In particolare sono due donne che stanno presentando l'immagine di questi maestri in una maniera Indegna, vergognosa, perché si permettono di farceli vedere, illuminati quei bigodini, i baffi biondi. Quindi abbiamo un Saint Germain eh, l, 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 con le luci da tutte le parti, in particolare una di queste signore, che è una anche molto preparata. Non capisco perché senta la necessità. Oltre a dire che sta traducendo insegnamenti che ha soltanto lei, state a cuorta, perché è vero che citi certi maestri. Per esempio c'è Lady Nada, la dea dell'amore. Io ero fermo alla cantante. Lord Fede, anche qui ci è andata bene che non è Lord Fedez. Elohim. Hercules, eh. ma basta aver ascoltato una chiacchierata di biglino per sapere che Elohim è un plurale, El è il singolare, ma Elohim, Hercules, magari sono tanti Ercoli. Lord Principa mi sembra che sia, e poi c'è il Maestro Lanto a fare i suoi i maestri suoi. Ma quando poi citi Moria Kutumi, Lord Shiva, Sananda Gesù, Saint Germain e Serapis Bey, entri in un campo che io conosco benissimo da oltre 50 anni, perché sono gran parte dei maestri della cosiddetta fratellanza bianca in ambito teosofico e dintorni, di cui conosciamo certe foto, certe immagini, senza aver bisogno dei fuochi d'artificio. Perché si fanno allora i fuochi d'artificio? Chiaramente per portare a sé dei consumatori o dei propri libri o delle proprie prestazioni. Questi sono quadri, non c'è bisogno di modificarli. State qui, dite le cose che volete, ma diciamo sempre: io di solito dico, secondo me. Non dico primo me, con quest'aria sempre e adesso faremo la tecnica della fiamma violetta del Conte di Saint Germain. Benissimo? Certo, io avevo i testi nel 65 del Conte di Saint Germain. Io sono stato tra i primi che ha avuto i testi fotociclati, fotostilati dell'Io Sono attribuita al conte di Saint-Germain ma se incontrassi il conte di Saint-Germain ciao conte di Saint-Germain non ho bisogno di chinarmi il rispetto che io ho avuto per mia madre mio padre non mi portava tutte le volte li abbracciavo, non mi chinavo non gli mettevo la coroncina in testa questa sera chiariremo, partiremo da quelli che sono i maestri attraverso un testo che è stato di cui io ho il cartaceo, vite e Insegnamento dei Maestri di Saggezza. Che si trova però gratuitamente nel sito che c'è scritto nella sottopancia che è istituto cintamani.org, creato dal personaggio che sono riuscito a coinvolgere questa sera che è Stefano Martorano, eh, che io chiamo Martirano perché ha fatto la vita che voleva, ma ha passato giorni, ore, girando più volte andando in India per ricostruire le cose che si sapevano dei maestri, dove sono stati, chi hanno conosciuto e per tradurre gran parte dei testi che oggi possiamo ancora leggere compreso la dottrina segreta, l'iside svelata i libri della Bailey. Quest'uomo è qui stasera. E per non correre il rischio che ho corso eh, intervistando Mirella Restuccia in una donna un libro, qualcuno ha scritto che interrompevo troppo si tratta di vedere se interrompevo per dire Cassad, se c'era un motivo il motivo c'è i personaggi che io intervisto tipo anche Giorgio Cerquetti eh, la, la stessa resto sono persone con una grande preparazione dove se io gli dico la parola karma parlano per tre ore se gli dico medianità due ore e mezza ma in un uomo un libro il titolare è il libro quindi io devo cercare di preparare delle domande di un certo tipo per svolgere il libro per esempio un'amica di lunga data e di lunghe vite che è manuela pompas me ne ha mandati due di libri interessanti tutte e due quindi diventerà una donna due libri ma anche lì L'argomento saranno i libri. Anche la Manuela Pompa si è accusata di essere un, siamo due interruttori. Bene. una di queste signore che l'amica di Elohim Hercules parlando di Madame Blavatsky ha detto "Sì, ma oggi non serve più la Blavatsky, oggi ci sono nuovi insegnamenti." Tira suola, l'effetto di Madame Blavaschi e dei maestri di Blavatsky è che i maggiori filosofi, scienziati, pittori, musicisti sono gli effetti che sono importanti. Quindi, perché David Bohm andava a parlare con Krishnamurti? Murti. Perché Rupert Sheldrake, che è un biologo teosofo, è oggi considerato con i suoi campi morfogenetici all'avanguardia? Perché Maria Montessori si è iscritta alla società teosofica nel 1899 e quando Mussolini l'ha minacciata in diversi modi si è rifugiata per circa dieci anni nella sede della società teosofica? Perché Adriano Olivetti ha letto nel 1936 in inglese la dottrina segreta e non c'era in italiano. E perché nella biblioteca di Adriano Livetti, che io invito a visitare, ci sono 21 libri di Steiner, che è stato presidente della società teosofica per 13 anni, prima di entrare in contrasto con l'altro chiaroveggente della società teosofica, l'Editer. Dal basso della mia esperienza, io sono stato presidente di due gruppi teosofici e ho portato avanti per un certo periodo la prima casa editrice italiana, l'età dell'acquario, fondata nel 70 da Bernardino del Bocca, medium, e da Edoardo Bresci. Quindi so di che cosa parlo, fin dove posso parlare, ma non mi permetterai mai di trasformare in un mercato le immagini dei maestri bene non interromperò Stefano Martorano a cui ho chiesto una monografia parlerà per 38 minuti e all'inizio reciterà nel modo giusto quella che è stata data diversi anni fa come grande evocazione è una preghiera Mantra che è stata suggerita da questi maestri invece del Padre nostro, il Padre nostro l'ha cambiato, non c'è più, non ci indurre in tentazione. Uno, se vuole, può recitare questa. Il, ehm, Stefano Martorano è il titolare dell'istituto cintamani.org. Andandolo a visionare troverete tutte le opere eh, e PDF gratuitamente di Madame Blavaschi in inglese e in italiano. Eh, lui aveva anche tutte le opere della Bailey, poi l'editore, no, l'editore, quello che lo distribuisce in Italia, mi sembra sia il libraio delle stelle, gli ha chiesto di toglierle, le opere della Bailey tibetano. Ma le stesse opere si possono trovare in un altro sito che si chiama famigliafideus.com. Dove ci sono anche alcuni miei libercoli, gli ultimi. Dove c'è anche Chi ha paura di Madame Blavatsky? Enrico, puoi mettere l'intervento senza interruzioni di Stefano Martorano. Salve a tutti. Mi chiamo Stefano Martorano, ho sempre vissuto a Roma e sono un insegnante in pensione. L'argomento di oggi è il libro che ho scritto, Vite e insegnamenti dei Maestri di Saggezza, che tratta dei direttori spirituali del mondo, unico nel suo genere. Ve ne mostro la copertina e aggiungo che è scaricabile gratis da internet dal sito istitutocintamani.org. Il mio libro si apre con la grande invocazione che ci è stata data dai Maestri di Saggezza per il bene di tutta l'umanità. Consiste di un appello di aiuto ai tre aspetti principali della divinità che sono presenti anche nell'uomo luce amore e volontà potreste chiedere qual è la differenza tra preghiera e invocazione la prima è un'azione che parte dal cuore e richiede solo la funzione del sentimento l'invocazione invece Comporta l'uso di tutte le funzioni più alte dell'uomo perché richiede l'attività della mente, del sentimento, dell'immaginazione e della volontà, eh, e quindi ha potenza infinitamente maggiore. In parole povere, noi vogliamo e affermiamo che ciò che invochiamo diventi realtà, quindi. Facciamo sì che le qualità e le energie invocate siano convogliate verso il basso e ancorate sulla terra, producendo così effetti tangibili nel mondo e naturalmente anche noi stessi. La risposta dall'alto al nostro appello, malgrado non sia sempre immediata, è inevitabile viene chiamata evocazione ed è certa e sicura, perché ogni causa nata sul piano della mente genera sempre un effetto. Spesso questo avviene al di sopra della nostra personalità cosciente e quindi possiamo anche non farci caso, ma come dice un detto popolare, l'importante è Fai il bene e scordatene, dato che i risultati sono automatici. L'invocazione va recitata a voce alta, lentamente, facendo una pausa dopo ogni terzina e soprattutto rendendosi conto consapevolmente del significato di ogni parola o singola frase. Eh, Questa invocazione è ancora più efficace se recitata in gruppo. Favorisce pace e giusti rapporti tra uomini ed è particolarmente necessaria in quest'anno di forti tensioni tra popoli. La recito da più di 60 anni e dato che non impegna molto tempo, lo farò anche oggi in modo da predisporci a uno stato d'animo più calmo, sereno, interiorizzato, silenzioso. Dal punto di luce, entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto d'amore, entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini. Possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro, dove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini. Il proposito... Che i maestri conoscono e servono. Dal centro che vien detto il genere umano si svolga il piano d'amore e di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano divino sulla terra. Ecco, dopo essere entrati in parte in risonanza col divino in noi, possiamo anche parlare del motivo del mio scritto. Eh, la sua relativa importanza deriva dal fatto che fornisce prove concrete dell'esistenza di alcune grandi anime chiamate in Oriente Ma'atma. In Occidente questi maestri vissero in incognito per più di 15 secoli e lo scopo per cui ho scritto questo libro è portare l'attenzione su di loro, dato che essi stessi chiedono che se ne parli. Eh, il saggio Eraclito disse che chi desidera l'oro deve andarselo a scavare, altrimenti deve accontentarsi della paglia. Questa frase la dico perché fa capire che questa mia ricerca non è stato un compito facile, ma è durata una vita. Iniziò da ragazzo quando, interessandomi di psicologia, ero diciottenne, lessi una citazione di Erich Fromm che nel suo Psicanalisi e religione pubblicato nel 1950 affermò proprio a pagina 6, la, la ricordo ancora, eh, questa, questa frase «La psicologia accademica cercando di imitare le scienze naturali e i metodi di laboratorio che pesano e conteggiano, tratta di tutto eccetto dell'anima. Poi, appena dopo, a vent'anni, lessi nel testo di Yogananda, autobiografia di Ino Yogi, al capitolo trentesimo, queste parole di Guglielmo Marconi, l'inventore della radio. L'incapacità della scienza di risolvere la vita è assoluta. Una terza massima, l'arte rivela ai cuori ciò che nessuna scienza può rivelare alle menti, la lessi sopra il sibario del teatro della mia città natale, Reggio Calabria. E queste tre frasi mi spinsero per migliorarmi ad usare un metodo di un po' insuale per i tempi, cioè studiare ma soprattutto viaggiare e cominciai a 18 anni a fare questo. Dissento normalmente dall'opinione che siamo all'acma della cultura, amo invece la saggezza del passato. Uh, più si sale, per esempio, uh, lo dimostra l'archeologia egizia, più si sale eh, diciamo, eh, alle prime dinastie, più l'arte è sublime. E questo è un po' una cosa che ha un controsenso. La scuola neoplatonica egizia finì comunque con l'assassinio della matematica e astronoma Ipazia di Alessandria, che morì circa nel 415 d.C. Oh. All'epoca c'era un motto che andava per la maggiore, che faceva così, conosci il tuo sé, si intendeva in meditazione come fece il Buddha, e conoscerai l'universo e gli dei. iscrizione che si poteva leggere sul tempio di Apollo a Delfi. Ma in quell'epoca, dopo i Venne, eh, venne trasformata nel suo contrario, eh, quindi in certo senso è un peccato credi e non cercare di conoscere. Ne conseguì da tutto questo l'eglissarsi dei maestri in Occidente che si spostarono in Oriente, l'invasione dei barbari e il Medioevo. Quest'ultima frase Credi e non cercare di conoscere, mi fu ripetuta quando ero ragazzo, dai 16 ai 20 anni, decine di volte, ma invece di convincermi, provocò in me una sorta di ribellione che mi ha spinto da allora ad acquistare nella mia vita migliaia di volumi e di leggere tutte le opere di Platone e del Pitagorico Giamblico. Oggi che esiste libertà di informazione, i libri dettati dai maestri firmati Elena Blavatsky e Elis Bailey sono stati tradotti in tutte le lingue. I veri autori si sono celati umilmente dietro degli pseudonimi e il mio libro, corredato da prove, ne rivela per la prima volta al mondo le vere identità. Alcuni di questi esseri spirituali sono ormai defunti nelle vecchie personalità che descrivo, ma essendosi reincarnati, ancora oggi svolgono la loro funzione di protezione e di insegnanti dell'umanità, funzione che manterranno ancora per migliaia di anni. Vorrei ricordare a questo proposito che la condanna della reincarnazione da parte della Chiesa avvenne molto tardi, proprio nel Sinodo di Costantinopoli del 553 d.C. Per chi però ha spirito pratico e pragmatico, aggiungo che la reincarnazione era il credo di, di un uomo molto Pratico e pragmatico, l'industriale Henry Ford. Eh, cito poi qua alcune poche righe da un gioiello di semplicità che l'autore Richard Bach ha scritto, pubblicato in Italia nel 73, Il gabbiano Jonathan Livingston. A pagina 54 dice: altre cento vite prima che cominciassimo a intuire che c'è una cosa chiamata perfezione, altre cento prima di capire che lo scopo della vita è appunto quella di adeguarci il più possibile a quell'ideale. Quindi i maestri si reincarnano periodicamente in nuovi individui che collaborano all'unisono per il bene dell'umanità. Attualmente vengono chiamati gerarchia, la gerarchia, dal greco hieros arche, che significa, eh, eh, ricordo dei miei anni di ginnasio, autorità divina. Sono onnipotenti. Onniscienti, immortali rispetto all'umanità media, possono operare in modo consapevole e con quindi continuità di coscienza sia nel sonno che da svegli, che abbiano un corpo o no. Avendo raggiunto un quinto gradino, che li fa passare dal regno umano al regno divino sono consapevoli dei vecchi rapporti con discepoli e anche dei loro antichi maestri. La loro brutta copia deformata ha ispirato le figure dei vari supereroi e dei superman esaltate nei fumetti e nel cinema. L'umanità è sempre stata consapevole dell'esistenza di tali grandi anime. Ma la loro identità è stata per le masse per lo più un mistero. Davano loro, comunque, il nome di Divini, Rishi, Siddha e così via. Comunque, sono personaggi veramente esistiti. In una delle più grandi biblioteche del mondo, la British Library di Londra. Sono catalogate le loro lettere autografe originali scritte nel 1880 ad Alfred Percy Sinnott, giornalista del Pioneer, giornale pubblicato in India, che ne parlò per primo nel suo libro Il mondo Culto del 1881. Tale libro riporta all'inizio una dedica scritta ad uno di loro, il Mahatma. Cutumi di cui esaltò i poteri e le conoscenze. In questa biblioteca non trovano posto documenti che siano falsità e io stesso possiedo le loro copie fotografiche. Continuo comunque a studiare da quando sono maggiorenne il loro insegnamento che è un sistema coordinato, dettato telepaticamente, viene chiamato esoterismo o teosofia. Eppure non essendo stato dato in forma completa, data la pericolosità di esporne i metodi a chi ne potrebbe fare un uso egoistico, è unico per coerenza e affidabilità. In quanto rispetta, unico tra qualche miliardo di libri, la legge ermetica di analogia o delle corrispondenze. Tutto nell'universo segue questa legge, come in alto, così in basso. L'uomo è il microcosmo dell'universo. Ciò che avviene sul piano spirituale si ripete nel piano cosmico. E questo è scritto in un testo scritto dalla Blavatsky nel 1888, che adesso vi mostro e si chiama Cosmogenesi. Questo è il testo e potete trovarlo in inglese sempre sullo stesso mio sito. Questo insegnamento dei maestri di saggezza consiste solo di tre fasi, che saranno poi seguite dalla loro presenza in carne e ossa. La prima fu dettata telepaticamente a Elena Petrovna Blavatsky e prese il nome di dottrina segreta. Comprendeva tre volumi. Per un totale di 2176 pagine e fu pubblicata appunto alla fine del 1888. Fu opera per lo più di due maestri, il maestro Kutumi che è stato l'antico Pitagora e il Mahatma Moria che è stato l'imperatore eh, Akbar, l'imperatore Mogul che visse in India Akbar. Come sottotitolo, questo libro, La cosmogenesi, la dottrina segreta, aveva sintesi della scienza, della religione e della filosofia. Era comunque talmente in anticipo sui tempi, che allora fu, fu proprio difficile per tutti farne una recensione vera. Ci riuscì solo a Sant la più grande oratrice del secolo scorso, del XX secolo, è reincarnazione di Giordano Bruno. Mm, rimasi sorpreso perché, confrontando eh, il disegno del viso di Giordano Bruno da giovane e quello da giovane dall'Anni Besante, sono praticamente coincidenti. Oh, Abbiamo parlato della prima fase data dalla Blavatsky. La seconda fase fu dettata sempre telepaticamente ad Ellis Bailey dal dicembre 1919 al dicembre 1949 e questi scritti furono contenuti in 18 volumi scritti proprio nell'arco di 30 anni. <coughs> Il volume principale di questa seconda fase, il Trattato del Fuoco Cosmico, che tra l'altro ho tradotto dall'inglese itali dall in italiano eh, circa 50 anni fa, consisteva nella interpretazione psicologica della dottrina segreta e trattava della costituzione della materia e della mente universale. Basta aprirla a caso e sarà chiaro a chiunque non sia prevenuto che non può essere opera di un comune mortale. Manca la terza fase che inizierà a breve, quest'altro anno nel 2025, e sarà data o dettata e dettata probabilmente, come avvenne in passato, in inglese e a una donna. Io ho fatto ben poco, ho fatto la mia piccola parte nel tradurre questi testi e nel diffondere in, ita in italiano questo insegnamento tramite il sito dell'Associazione Cintamani, di cui sono stato presidente, e da cui si possono scaricare ancora oggi circa 200 volumi di spiritualità varia. Nel volume: L'Educazione nella Nuova Era, a pagina 60, se non sbaglio, con la parola esoterismo si indica cosa? Il riconoscimento che dietro tutti gli avvenimenti del mondo fenomenico si trova il regno delle energie, tutte mosse e attive secondo la legge di causa ed effetto. In effetti, ciò coincide con, quello, con gli archetipi di Platone, in definitiva. Mentre, nello stesso libro, due pagine dopo, si dice, si afferma, eventi, circostanze e fenomeni fisici non sono altro che simboli di ciò che avviene nei piani interiori, ed è in essi che l'esoterista deve entrare. Continua, la gerarchia dei maestri stessi rimane un regno esoterico che richiede di essere scoperto e che consente di essere penetrato. Queste parole sono proprio vere, in caso contrario non sarei mai riuscito a scrivere un libro sulle loro vite. Quindi è un regno difficile da scoprire ma che consente di essere penetrato. Quando non avevo ancora alcuna intenzione di realizzare un libro, perché alla scrittura ho sempre preferito l'azione, viaggiare e così via, mentre mi trovavo in India, a Jaipur, mi fu predetto che avrei scritto qualcosa sulla vita dei maestri. In effetti adesso l'ho fatto e sta a loro giudicare con quale risultato, spero buono. Comprendo che è difficile essere creduto, ma il mio destino, il mio Dharma, è offrire fatti certi e speranza a un'umanità materialista che alle volte per me è incomprensibile, perché non fa più altro che se non divertir, divertirsi. Corriamo sempre dietro a palloni, che sia calcio, golf... Tennis, pallavolo, baseball, rugby, bocce e via di seguito. Il che è, è giusto, ma quando non, non esista solo quello, il problema è che spesso non c'è nient'altro. Quindi pane e giochi circensi per, per il popolo per evadere dalla realtà. O, come dice Buddha,. Da una vita che spesso è solo sofferenza. In ogni caso, nello studio della dottrina segreta della Blavatsky, che ho riletto più volte, avendola anche tradotta, mi, mi fa buona compagnia Albert Einstein. Sulla cui scrivania il libro, La dottrina segreta, è rimasto per oltre 30 anni senza mai essere spostato. Ecco nell'edizione originale, ne mostro il testo, ve l'ho fatto vedere, eh, ed è oggi scaricabile gratis in inglese e in italiano da internet. La nipote di Einstein, come riporta la biografia, di Silvia Craston, dopo la morte dello zio avvenuta nel 55, si regò, si regò negli anni 60 per curiosità di sapere qualcosa di questi tre volumi che stavano perennamente sulla scrivania di Einstein ad Adyar, ad Adyar vicino Madras o Cennai in India, per avere notizie su questo libro. La teosofa Eunice Leighton, che Lila incontrò, lo scrisse nella prefazione del suo articolo Einstein e la dottrina segreta. Questo testo fu letto anche dal teosofo astronomo americano di origine svedese Stromberg, che lavorava a Monte Wilson e che era amico di Einstein. Quest'ultimo... Appena dopo averlo letto, lo consigliò anche eh, come lettura al fisico Heisenberg. <coughs> Tra l'altro, questo testo molto pregnante e ricco di informazioni fu anche molto apprezzato dai pittori Kandinsky, Pierre Mondrian e Paul Gauguin. Nel corso dei miei viaggi e studi. Mi è accaduto, sembrerebbe quasi per caso, di scoprire chi sono stati i maestri e, spronato dalla loro volontà, ho ultimamente condiviso quanto da me trovato. Una loro frase dice, la realtà della gerarchia dovrà essere annunciata in termini espliciti. Lo dice Ellis Bailey nel Destino delle Nazioni a pagina 36. Io quindi non ho fatto altro che ubbidire e, e fare il possibile per parlare della loro realtà. Va posto in luce poi che la terza fase degli insegnamenti, che come abbiamo detto partirà nel 2025, sarà seguito dalla riapparizione nel corpo fisico del Maitreya o Cristo stesso, capo unico della gerarchia. Quindi, anche se non ci è permesso sapere chi siano i maestri oggi, è molto importante che ne sia accertata perlomeno l'esistenza. Uno dei concetti fondamentali dell'esoterismo è che nulla si perde nell'universo. Le idee, per esempio, di un Confucio o di un Platone non possono andare perdute e la loro sintesi vivrà e verrà esposta da altri individui che si sono reincarnati o si reincarneranno con le stesse qualità. Per alcuni questo è solo teoria, per altri invece è un fatto conclamato perché essi stesso ricordano episodi di vite passate. Anche nel regno animale, qualsiasi capacità sviluppata dal singolo, come ad esempio il gesto di infilare un bastoncino nel, nel termitaio da parte di una scimmia per estrarne delle termiti e mangiarsele, viene acquisita da tutto il gruppo dopo, come ci ha insegnato il biologo Rupert Sheldrake. Quindi eh, quello che voglio far capire è che il singolo miglioramento dell'individuo porta al miglioramento complessivo dell'umanità in toto. Altra cosa da dire che ci dicono i maestri è che l'umanità pur tra alti e bassi, <coughs> nel senso che abbiamo fasi alterne, è però in fase evolutiva ascendente, quindi diventeremo sempre più mentali, razionali e intuitivi. I maestri hanno molta fiducia nell'umanità, nelle qualità del cuore umano, e ci esortano a migliorarci, attenendoci strettamente alla legge del karma o di causa ed effetto ci Spingono a osservare e orientare i nostri pensieri e a non ferire con emozioni negative altri esseri, di essere innocui quindi è anche nell'azione per i maestri, comunque. Non è prioritario far sapere chi essi siano, ma lo è invece applicare i loro insegnamenti. Essi generalmente danno delle indicazioni. E poi ci lasciano completamente liberi di vivere l'insegnamento in base a quanto recepito. Ognuno di noi qui può quindi far tesoro di quello eh, che dicono e quindi applicarlo. Per coloro che vogliono migliorare se stessi sempre più, la successione di vite consiste nel fare esperienze diverse alternandoci a volte in corpi maschili, altre volte in corpi femminili, per equilibrarci e far risplendere sempre in più in noi quella scintilla divina che in effetti è stata sempre la nostra vera e reale essenza. Questo ci affermano Platone, Pitagora e i grandi del passato. Questo mio libro, che è il risultato tra l'altro di una collaborazione di gruppo, si divide in tre parti. La prima riguarda ciò che si può definire la casa del Padre, l'aspetto spirito, chiamato in Oriente Shambhala, e che esprime il proposito e la volontà della vita una. La seconda parte riguarda la gerarchia dei saggi vera e propria, che esprime la qualità dell'amore e saggezza. Il nome gerarchia implica che la stima per il proprio maestro è offerta volontariamente, non imposta da quest'ultimo, più esperto. Quindi è molto diversa dal modo autocratico militare. In montagna, per capirci, il principiante segue la guida, non prende da solo decisioni autonome, altrimenti rischia la vita e, e di cadere nei crepacci. Quindi, stima e fiducia sono il collante che unisce questi saggi. La terza parte descrive tra gli altri gli. Due italiani, il, veneziano, il maestro veneziano e il conte di Saint Germain, che nacque a Firenze, mettendone in luce alcune funzioni storiche diverse per ciascuno di essi. L'umanità oggi, coinvolta in conflitti e sofferenze incessanti, deve capire l'importanza suprema di dire la grande invocazione, di meditare, di pregare, di chiedere aiuto al Cristo Maitreya, perché egli è il leader spirituale della gerarchia e perché si possa riportare sulla terra collaborazione, giustizia, spiritualità, soprattutto armonia. A pagina 103 del mio libro c'è una meditazione sul Cristo e sulle sue parole dettate nel 1949 ad Elis Bailey. Voglio ricordare che solo se richiesto l'aiuto verrà dato, viene detto che quando il discepolo è pronto, il Maestro appare. Il vero significato è che quando lo invochiamo con tutta l'anima, col cuore, spesso in preda alla disperazione, in mezzo alle sofferenze di una guerra, questo effettivamente accade. Poiché noi umani siamo tutti molto diversi. E teniamo alla nostra diversità. Dovremmo prendere coscienza che il pianeta, visto da lontano, non è che una bella sfera su cui abitano qualche miliardo di formichine, e che solo un vero senso di collaborazione di cooperazione, come quello che esiste tra questi insetti sociali, potrà ricostituire giusti rapporti tra nazioni. E ottenere la tanta desiderata pace in terra tra uomini di buona volontà. I maestri dicono che c'è spazio per tutti, però dovremo imparare a convivere nonostante, nonostante le nostre rispettive diversità, e non imporre niente a nessuno, perché il mondo è un ponte. Passateci sopra ma non costruiteci una casa, disse Akbar, passata incarnazione del maestro Moria. Per far questo dobbiamo diventare la verità stessa, sperimentandola nella meditazione. Ogni famiglia, ogni individuo cerca questa armonia, che certo non ha limiti, ma per ottenerla si deve sconfiggere quel certo tifone che in Egitto era l'ippopotamo che uccise suo padre e violentò sua madre, archetipo della disarmonia cosmica. Questo è dal glossario teosofico da me tradotto, scaricabile a pagina 291 alla voce ippopotamo. Quindi che ognuno sia libero di scegliere come vivere e che colui che rimuove gli ostacoli, il dio della saggezza e della buona fortuna dalla testa dell'elefante, l'equivalente del tot egizio, il tutto tra virgolette, è un'altra citazione dal glossario dosofico, ci aiuti ad apprezzare la saggezza. Questo si può trovare alla voce Ganesha. Del glossario teosofico di Elena Petrovna Blavatsky. Questo mio vite e insegnamento dei maestri di saggezza è un saggio, non è un romanzo. Nonostante sia una semplificazione di altri concetti, anche leggerne poche pagine potrebbe preludere a una vera collaborazione col Divino in noi stessi e nel mondo. Consiglio quindi di dedicargli anche solo un poco della vostra attenzione e del vostro tempo. I latini dicevano a volte solo due parole, intelligentibus pauca, che significa agli intelligenti occorrono poche parole. Quindi, essendomi forse troppo dilungato. Su questa esposizione di un testo, vi rimando se vorrete farlo al testo completo. Arrivederci al prossimo video. Salve a tutti. Oh. Allora, se i miei tre quattro ascoltatori hanno seguito, hanno visto con quale precisione. E quanti piccoli spunti e dati sono stati dati? È stato citato il libro L'educazione nella nuova era di Alice Bailey. Io, avendo fatto anche l'editore per vent'anni, amo molto ancora il libro. Però in questo caso questi testi di Alice Bailey non si trovano più sul sito istituto Cintamani ma si possono trovare sul sito famigliafideos.com Alice Bailey. E nelle prime pagine c'è la grande invocazione eh, che è stata letta da Stefano Martorano. Per chi volesse approfondire questa situazione dei maestri, sempre di Alice Bailey, io consiglio non il trattato dei, dei sette raggi, eh, non il trattato del fuoco cosmico, ma iniziazione umana e solare. Lo trovate sempre su famigliafideos.com Qui trovate oltre iniziazione un po' una sintesi di chi sono questi maestri. Il libro invece che è in poche copie come cartacea ma che trovate esattamente con questa copertina andando in istituto Cintamani al numero 1 e mi sembra al numero 24 e 25 ci sono le lettere dei maestri di saggezza quelle originali che questi maestri Mori e Kutumi in particolare hanno mandato a Sinnet hanno mandato a vari personaggi e lì si capisce qual era il modo di parlare di questi maestri indiani tibetani eh? molto precisi e molto umani bene concludo aggiornando la situazione musicale eh? circa sette anni fa mi sono messo alla ricerca di un linguaggio che unisse le persone al di là dei ceti sociali, colore, eccetera, eccetera. Un linguaggio universale. Non è che ho scoperto molto, ma il linguaggio universale è la musica. Come pubblicitario anche il progetto si chiama La musica ci salverà. La camicia musicale, oltre che a far sorridere, mette allegria e un'immagine vale mille parole. E ricordo sempre che quando io ho acquisito ho comprato questa amazon ce n'erano quattro. oggi divertitevi mettete camicie musicali ce ne sono più di 100 ci sono le calze le scarpe le tute io invito a comprare camicie calze scarpe perché al minimo fanno ridere cioè ogni volta che la guardi o che le indossi ti metti a ridere comunque regali anche lì porterà allegria ma il risvolto della musica ci salverà e poi lo slogan che io utilizzo avendo molti anni fa fatto la pubblicità come copywriter io scrittore di testi non so disegnare per kinder più latte meno cacao quello, più latte, meno cacao, è diventato più musica, meno medicine, perché oggi abbiamo delle prove certe che la musica ci aiuta a tutti i livelli. Lo stesso Corrado Malanga ha messo a punto un segnale che dovrebbe aiutare in questo senso. Ci ha studiato per molto tempo, è un suo pallino, oggi c'è sul suo canale ma la musica ci salverà resta un concetto astratto qual è la parte pratica la parte pratica è quella che io dico abbiamo tutti il medico della mutua diventa il tuo medico della musica selezionati quello che ti piace la mia musica mantra preferita Sempre attuale, che non è a 432 Hz è finché la barca va lascia andare. Ma tu sai che più musica ascolti, più dedichi tempo a rigenerarti, poi salveremo anche il mondo con la musica. Scendendo a un livello più basso, ah, la musica ci salverà è stato portato avanti assieme a un musicista. Eh, che è anche qualcosina di più, che si chiama Rino Capitanata, che è stato recentemente anche su questo, su questo canale, che è una casa editrice da circa 30 anni di musica 432, ma è il mio braccio musicale, eh? è l'esperto musicale. Abbassando il livello, il livello delle parole, da qualche tempo è nato Canale in Sintonia. Sono riuscito a unire momentaneamente una quindicina di canali che hanno accettato di trasmettere quasi contemporaneamente, adesso siamo ancora in canale in simpatia, la stessa intervista. Per esempio, questa intervista, proponendola agli altri, la manderebbero in onda più o meno negli stessi giorni. L'obiettivo è di arrivare nello stesso momento a fare una specie di network. E questo a livello di frequenze è un livello più basso della musica, perché sono parole. Tra un po', fine mese, primi giorni, eccetera, lancerò un altro progetto che tenta di ripetere quello che è stato l'effetto Marisci. Marisci è noto soprattutto per essere stato il maestro dei Beatles in realtà lui era un fisico, questo effetto Maharishi è stato un'occasione di molti anni fa, mi sembra 1978, in cui circa 7.000 meditatori alla stessa ora hanno meditato, lanciando queste frequenze. L'effetto riscontrabile e ripetibile è stato che la città ha avuto effetti benefici a livello di stupri, violenze, eccetera. Si è riscontrato un fatto utile. Cercherò di fare questo con un progetto che dura 12 minuti circa, che si chiama La carica dei 12.555, quindi cercheremo di superare i 10.000, la carica dei 12.555 che unisce, parole e consigli mantra, la musica 432 di Rino Capitanata e la voce magica e meravigliosa di Alberto Lori. Alberto Lori sarà anche uno, mi sembra, intervistato verso fine mese. Un uomo, un libro, avremo la spremuta delle sue esperienze e. Uh, Ce ne sono delle belle che lui nel suo libro ha rivelato, ma di solito non dice, eh? preferisce parlare e intervistare gli altri. Bene, a questo punto l'appuntamento, sperando di arrivarci, perché la vita, il tutto in un attimo, è ancora alla prossima volta con Alberto Lori. Grazie.